Siamo qui oggi con Angelo Proserpio per ricordare, come stiamo facendo da un po' di settimane, questa scadenza del 60 anni dell'Atletica Saron, una scadenza importante, e stiamo ripercorrendo con i protagonisti di questa cavalcata dei 60 anni un po' di storia saronnese di atletica, che è storia anche, oltre che dello sport, della città. Angelo Proserpio per l'occasione ha sfoderato una maglia storica e lascio a lui dire che maglia è. È anche un po' una storia dei singoli, no? Di tutti coloro che hanno calcato questo campo. E questa è la maglia che era in dotazione agli atleti negli anni 60 fino all'inizio degli anni 70, sicuramente. E è una maglia storica, bellissima, mi è stata data dalla società, perché la società appunto dava i materiali agli atleti. Era una, come dire, un pegno d'onore, no? Tu vieni a gareggiare per te stesso e per noi, e noi ti mettiamo in condizioni di gareggiare con la nostra maglia. Forse l'unica cosa che non dava a tutti erano le scarpette. Le scarpette sono sempre state una delle cose più complicate, adesso è un pochino diverso. Bene, facciamo un punto. Quando ho cominciato con l'atletica, Angelo? Beh, io ho cominciato con l'atletica nel senso di agonistica e seriamente, quindi quella che si fa sul campo, ho cominciato nel 66. Per il resto, prima, voglio dire, ho sempre fatto un po' da autodidatta, quindi correvo per i fatti miei. E poi nel 66 ho pensato che era il caso di mettersi alla prova. Ed è stata una grande soddisfazione. Quanto tempo, che risultati, che specialità? Diamoci qualche numero. Beh, io come sono arrivato, sono stato selezionato, nel senso che mi sono stato messo alla prova dal professor Cesari, che era l'allenatore. Mi è stato detto: fai un giro di pista e Attilio Borroni, mettiti davanti, fai il ritmo e vediamo come ti segue. E al termine del giro di pista Cesari ha detto: beh, un 400 sicuramente ti sta bene, la velocità più breve no. Siamo sui 400-800 e così è stato. Mi è stato anche chiesto una volta di sconfinare sui 1500, ma è il caso di dirlo perché veramente è una cosa strabiliante. Mi è stato dato il giro dal Alfredo Rizzo all'arena. Sono stato doppiato, vuol dire. Non era un 1500. però avevo appena finito di correre gli 800 e per la squadra dovevo fare 800 e 1500 nel giro di un'ora. Capite che giustificazione ce l'avevo. Te la concediamo. Quindi hai conosciuto Cesari, che rimane una delle persone più importanti della storia dell'atletica. Un pensiero su Cesari. Ecco, devo dire che è quasi con commozione che lo ricordo, perché è stato una delle persone più importanti per la mia formazione in assoluto, non solo per l'atletica. Per me venire su questo campo era soprattutto per venire per incontrare Cesari e parlare con lui negli intervalli degli allenamenti. Erano conversazioni totalmente visionarie, fuori da ogni realtà concreta, e che aiutavano a riflettere sui casi della vita, devo dire. Lui era un poeta e forse da qualcuno era considerato un po' troppo poeta rispetto a quella che era la realtà. Però devo dire che con Cesari c'era la possibilità di parlare di tutto quello che capitava in termini non faziosi, assolutamente distaccati, molto concreti e nello stesso tempo anche molto ideali. Molto bella queste cose che hai detto di Cesari. Facciamo un salto, perché questa maglietta dopo 40 anni ha fatto una cosa eccezionale, che testimonia che l'atletica è rimasta nel sangue e testimonia anche altro.
Sì, beh, così come prima di venire su questo campo ho fatto l'autodidatta, poi a un certo punto sono tornato a correre per la mia soddisfazione personale e anche per un'esigenza fisica, perché dopo una certa età bisogna muoversi e sapersi muovere. Dicevo prima che i muscoli hanno memoria e quindi mi hanno aiutato a riprendere dopo quasi 30 anni a fare atletica e ho fatto la maratona di New York nel 2008. È stata una soddisfazione perché, a parte New York, che è veramente un'esperienza indimenticabile, calcare, così correre su quelle strade che sono in genere destinate ad altro per 365 giorni all'anno e trovarsi in un giorno inghiottito dai grattacieli di Manhattan di fronte a orizzonti sconfinati di mare e anche di linee di orizzonti dettati da questi grattacieli. Devo dire che non ho pensato tanto al tempo, se può interessare agli amanti del genere, l'ho corsa in meno di 5 ore, esattamente in 4 ore e 50 minuti, ma la soddisfazione è stata quella di vivere una grande festa di giovani, anche se non tutti erano anagraficamente giovani, e questo forse è il significato del continuare a fare atletica, a fare sport dopo che sono finiti i momenti dell'agonismo. Bene, la maratona l'abbiamo vista, cosa succedeva al campo però per noi è forse la cosa essenziale. Mentre stiamo parlando di 60 anni di storia, in realtà molto è cambiato nell'atletica, per cui è bello ricordare cosa succedeva in un campo sportivo mai 50 anni fa, che probabilmente è tutta un'altra realtà rispetto ad oggi. Sì, era, come dicevo prima, era un mondo a parte, non solo perché c'erano persone o personalità come quelle di Cesare che dicevo prima, ma perché era una parentesi nella vita e nella giornata che era introvabile e non si poteva trovare da altre parti. L'atletica ha questo di bello, che consente di poter scegliere intanto la disciplina, per cui non si è necessariamente obbligati a fare solo corse, tant'è vero che il decathlon è la più nobile delle facoltà, diciamo, dell'atletica. E poi perché dava la possibilità di saggiare le possibilità individuali, le capacità individuali e anche nello stesso tempo quelle collettive, quindi era una gara individuale e una gara a squadre. E la cosa più interessante però per me era la frequentazione degli amici, dei compagni di gara, di allenamento durante gli allenamenti, perché l'allenamento, diciamo che mediamente si stava qui due ore e mezza. Di queste due ore e mezza almeno un'ora e un quarto era socializzare, cioè era passare insieme, fare il preriscaldamento, fare il defatigamento, farlo assieme girando, facendo giri di pista sul campo e parlando con persone che non avevano magari niente a che fare con la mia vita di studente. Io anzi facevo spesso con compagni che erano lavoratori che dedicavano, ritagliavano del tempo prezioso per l'atletica, venivano a correre e ci scambiavamo queste esperienze, loro quelle di lavoro e io quella di studente. E poi c'era questa capacità di essere gogliardi, nel senso di essere giovani che si facevano scherzi, che ridevano e scherzavano, ma che nello stesso tempo prendevano però seriamente la cosa, perché poi l'allenatore dopotutto ti chiedeva di dimostrare che i suoi sforzi per allenarti si concretavano in risultati e tu il risultato lo volevi fare, insomma, per cui era veramente una rassegna di tutte le possibilità che la vita offre stando insieme e bene con delle persone. C'è un momento nella storia in cui uno fa atletica che secondo me è un momento topico, la prima trasferta, dove per conoscenza diretta si scontrano tutta una serie di desideri, di voglia di stare insieme. Vediamo qual è la prima trasferta di Proserpio.
Beh, no, io non ho fatto trasferte, nel senso che mi hanno tenuto lontano da casa, cioè non sono stato fuori a dormire mai. Abbiamo sempre fatto trasferte in Lombardia, che quindi erano trasferte in giornata. Era un'avventura organizzare la trasferta in sé per sé, perché le auto, gli accompagnatori, trovarsi poi di fronte a avversari soprattutto sconosciuti, o se conosciuti temuti, organizzare in qualche maniera la tattica della tua gara, ma soprattutto organizzare erano per lo più trasferte dove c'erano di mezzo anche la squadra, quindi gare a squadre, e quindi cercare di mettere in evidenza le individualità più preziose per poterle spendere meglio, magari spendere su più discipline e su più gare, e poi cercare di non farsi prendere dall'emozione da un lato o dalla ambizione di fare chissà che cosa dall'altro. Io ricordo una cosa, si può dire, no? Un aneddoto bellissimo, si può dire tutto. C'era un giavellottista, che lo ricordo ancora con grande piacere, amicizia e affetto, che è Aldo Doria, che doveva fare a tutti i costi un giorno un record suo personale, o forse addirittura dell'atletica. Insomma, morale che su 3 lanci doveva farne almeno uno giusto. Ha fatto i primi 2 nulli, doveva portare punti per la squadra. L'allenatore Cesare gli dice: senti, fai una cosa, pianta il giavellotto 1 metro davanti, ma piantalo, se no non prendiamo neanche uno. No, io devo fare il record, nullo anche il terzo. Potete immaginare come è venuto a casa, pedata nel culo quasi. è stato esplicito. Bene. Mi sembra di poter raccogliere dalle parole di Proserpio che l'atletica è stata importante nella sua vita. Poi ha fatto l'avvocato, ha fatto il politico, si è occupato di biblioteca, ha fatto tante cose nella città di Saronno. Voglio dire, troppe, lo discuteremo fra qualche anno. Ma a questo punto, e andiamo a chiudere questa intervista, mi piacerebbe poter consegnare un pensiero di perché uno deve venire qui a fare atletica in questo campo, magari con una pista rinnovata, ma questo è un problema del comune. Beh, intanto perché è una risorsa che, come dire, è piuttosto rara e unica, così accogliente, così carica di storia, così piena di entusiasmo da parte di coloro che la frequentano, che sarebbe veramente un peccato non sapere e non interessarsi a questa struttura qui. Qui io adesso sto calcando il tartan, no? O perlomeno quello che una volta era il tartan, adesso non so, forse si chiama Sportfles. Esattamente, e vi assicuro che la prima volta che ho corso su quello che una volta si chiamava tartan, che assomigliava un po' a questo, dopo aver avuto un adeguato allenamento, soprattutto con la stagione invernale eccetera, mettere per la prima volta le scarpe chiodate nella stagione e correre qui, vi assicuro ragazzi e ragazze che sembra di volare. Il piacere di stare bene, questo vuol dire venire qui e avere il piacere di stare bene, fisicamente, psichicamente, proprio davanti c'è tutto un mondo da conquistare, soprattutto a quell'età. Dall'altro devo dire che venire qui significa assaggiare le proprie forze, in tutti i sensi, quelle fisiche e quelle morali, e soprattutto capire quando le cose non vanno bene, quando i bioritmi non sono al massimo, che quando si dice non sono in forma, che magari porti un risultato negativo, capisci che lo sport soprattutto insegna una cosa, a perdere. Grazie Angelo Proserpio.